cura. Grazie. So, now for the social... Per il gruppo SD, 4 minuti, Gianni Pittella. Presidente, signor Ministro, signora Vicepresidente, in queste ore la pace del mondo è minacciata e tutto noi dobbiamo fare affinché le tensioni tra Russia e Turchia non degenerino. Serve un'inchiesta internazionale per comprendere ciò che è successo, ma nel frattempo i russi si astengano da azioni di rappresaglia. Se qualcuno pensa che attraverso questo incidente si possa sabotare la costruzione di un'alleanza larga contro Daesh, si sbaglia di grosso. Noi saremo uniti contro il terrore. La nostra azione, l'azione dell'Unione Europea è decisiva: mediare, trovare punti d'intesa, facilitare un'intesa. Questo è la nostra missione ed è la vera arma contro il terrore e questo è il lavoro che in modo eccellente sta facendo la vicepresidente Federica Mogherini. L'alleanza assieme ai paesi musulmani non deve limitarsi unicamente alla lotta all'ISIS. Negli ultimi decenni, a causa soprattutto delle scelte sbagliate dell'amministrazione Bush, l'area di instabilità si è estesa a macchia d'olio e tocca oggi non solo il Medio Oriente, ma anche l'Asia centrale e l'Africa nera. Dopo aver contribuito al disastro attuale, ora l'Occidente, e mi riferisco ai nostri amici americani, non devono ritirarsi in uno splendido isolamento. Serve un'offensiva innanzitutto diplomatica. Dobbiamo dire con chiarezza ai nostri partner della regione, ma anche a noi stessi, che il tempo dell'ambiguità è finito. Non si può sanzionare a parole Daesh e poi tollerare che i propri cittadini lo finanzino. Dobbiamo essere chiari anche con noi stessi. In passato abbiamo commesso errori nelle relazioni con molti paesi arabi. È finito, deve essere finito il tempo della doppia morale per cui gli islamisti radicali sono cattivi, tranne quelli con cui facciamo affari. Sul vertice di La Valletta, io non nascondo la nostra solo parziale soddisfazione, lo dico con franchezza alla vicepresidente, l'abbiamo detto anche ieri nell'ambito del nostro gruppo, sono stati fatti passi in avanti, sicuramente. Tuttavia si è riproposto, almeno nell'apparenza, lo scambio tacito tra governanti africani ed europei che ha contraddistinto le nostre relazioni negli ultimi anni. In cambio di qualche finanziamento, i governi africani si impegnavano e si impegnano a rallentare i flussi migratori. Il Trust Fund per l'Africa è una buona cosa, ma attualmente è dotato di scarse risorse finanziarie. Lei ha ragione. Noi non abbiamo bisogno di fare un do ut des, ma di fare un patto politico ed economico con l'Africa. Questo serve, non una, diciamo, impostazione utilitaristica per noi, ma un'impostazione tesa a valorizzare la cooperazione con pari dignità tra noi e l'Africa. Concludo con una nota che io penso sia di verità. Noi non dobbiamo avere paura del terrorismo. Questo continente, la nostra Europa, con la sua storia, con la sua forza, con le sue risorse, ha le capacità per annientare un manipolo di fanatici e di bastardi. Per riuscire a fare questo, dobbiamo però restare calmi, essere uniti ed evitare gli errori del passato che stiamo ancora pagando ora. La ringrazio, onorevole Pittella. Accetta un intervento blue card? Accetta un intervento blue card? Prego, onorevole Flynn. Però al microfono. Grazie, onorevole Pittella. Lei ha parlato della questione della Turchia.